Cari amici, benvenuti in questo video dedicato agli Under Simulator. Questo è l'aggiornamento del 15 marzo e ormai siamo abituati a vederlo così, gli Under Simulator. Tuttavia, volevo raccontarvi una cosa che non tutti sanno, ovvero il fatto che ogni tanto gli Under Dev si è divertito a creare dei minigame a tema gli Under Simulator. E se andate nella lista delle vecchie build, trovate questa cosa che si chiama Midori Forest. Mi ricorda tanto lo Slenderman come idea e vediamo se ho ragione. Quando aprite lo schermo di Midori Forest avete queste belle istruzioni. Vi muovete con WASD come in qualunque altro gioco e dovete raccogliere dei laptop. Il tutto evitando Midori in 217 secondi. Ok, direi che è chiaramente lo Slenderman, c'è uno stile fotorealistico e c'è anche una Midori. Scappiamo da Midori. Ma Midori sta tipo ridacchiando. Cosa dici? Cosa sta dicendo? Ma che gli Under Dev? Ma cosa dici, Midori? E dove sono sti computer? Ma quante Midori ci sono? Oh! Di Slenderman ce n'era uno solo. Di Midori quante ce n'è? 2000? Dove sono sti computer? Dove sono? Voglio computer e voglio andarmene. Ok, dice chiaramente gli Under Dev, gli Under Dev, gli Under Dev. Non so perché, ma è così. Ah! Ho visto qualcosa brillare. Era una Midori o era un computer? No, era un bel niente, ok? Scusa, ma quante Midori ci sono? Oh! Cos'è quello? Il computer, il computer, il computer! Ah! Mi sono quasi fatta beccare per raccogliere il computer. Ok, a quanto pare i computer sono identificati da un raggio di luce cosmica galattica. Sì, ma io qui come faccio a muovermi tranquilla con tutta sta gente addosso? Vabbè, salve, salve signorine. Siete un po' troppine forse. Ecco, un altro computer è laggiù. E il fatto che la musica sia così incalzante non aiuta nessuno, onestamente. Via, prendi quell'affare e corri. Ma ce n'è un altro qui vicino? No, 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 dove... Dove cavolo era? Poi il gioco si è chiuso così senza neanche darmi spiegazioni. Ma che modi? Ve ne siete accorte, cari Midori, che io non sono gli Under Dev? Non dovete avercela con me, non sono io che vi ammazzo continuamente in ogni video che faccio? Ok, lo ammetto, potrei aver ammazzato qualche Midori nel corso della mia carriera su YouTube, ma questo è un altro discorso. Computer, computer. Ok, dove sono gli altri? Come fa uno in così poco tempo a prenderli tutti? Non esiste. Anche perché mi sembra che si spawnino in punti random di questa foresta che è tutta uguale. Ah, che bella la luna. Che bello morire con la luna piena. Sento ridere alle mie spalle. Secondo me se mi volto me ne trovo 800 di Midori alle spalle. E infatti. Ok, lì c'è un altro computer. Dov'è? Dov'è? Via, preso. Via, 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 corri, corri, corri. Dove c'è il computer? Ci sono 827 Midori. No, ma guarda lì quante sono. Ma dove... Ma sono dappertutto. Ma come fa uno a trovare il computer in pace con questi affari che ti inseguono? Sono caduta in un burrone. E ora come esco da qui? Oh no, ma dove cacchio sono finita? Ero finita tipo nell'unico buco che c'era. No, sono ancora viva? Incredibile. Sì, ma per poco, nel senso, se non riesco a trovare velocemente un altro portatile. Scusate signorine, io vorrei soltanto prendere i miei computer e andarmene, non ho cattive intenzioni, veramente. Ah beh, è io che per un attimo pensavo di averle seminate, sì, però no, no, in che buco mi sono infilata, no, 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 no. Ma quanto è complicata sta foresta? Non l'avrei mai pensato di dire in vita mia, ma preferisco lo Slenderman a Midori. La sua vendetta mi sa che sta per essere compiuta, perché non riesco a trovare più nulla. Ho paura a voltarmi e guardare. Oh beh, è certo. Ah, è laggiù il computer. Ma non ci arriverò mai, no. Dov'è? Preso, almeno tre l'ho presi, dai. Vabbè, mi sa che ormai vincono loro. Hanno vinto loro. Ora che Midori ha finalmente avuto la sua vendetta, ho trovato anche una cosa che si chiama School Corridor Simulator. Il nome non promette benissimo, ma diamo comunque un'occhiata. Oh, guardate che carina la vecchia Yano con i vecchi capelli, la vecchia uniforme, tutto diverso. E soprattutto il controllo è terribile perché il mouse non è neanche all'interno di Unity, è andato a spasso in altre cartelle. Ma a parte questo, che cosa devo fare? Devo correre? Camminare? Andare da qualche parte? No, non succede niente, è solo
Corridor Simulator. Nel senso che c'è solo un corridoio. Davvero di Yandere Dev ha fatto una cosa del genere. Non posso neanche entrare nelle classi. Ok. A volte mi domando il perché di certe cose, ma immagino che sia stato un test per qualcos'altro. Mamma mia, com'era triste la grafica di Yandere Simulator un tempo. Meno male che adesso è molto più cartunesca. A parte Midori Slenderman e Ayano Corridoio Simulator, c'è anche un'altra cosa che attira un po' la mia attenzione. Super Yandere 64. Perché ho paura di sapere che cosa ci aspetta? Cos'è sta a fare? Ma perché? Ma su sé? No, vabbè, davvero? Davvero, Ayano? Ma sono... Ma cosa? Cosa sto vedendo? Vabbè, corri, Ayano, dai, vai. Fai quello che devi fare. Raccogli le monete, combatti i funghi. O meglio, evitali, che è meglio. Ok, pensavo di averne viste di stranezze in vita mia, ma a quanto pare mi sbagliavo. Ma da quando Ayano può diventare un mezzo Mario? No, non lo voglio sapere, ecco. Andiamo avanti e scopriamolo. Ok, ho una bomba che mi insegue. E vabbè, ho capito, anche meno, eh. Sono tipo quanti anni che non gioco a qualcosa che ricorda Super Mario? 5, 6, 700? Ma qui finisce la mappa! Ah, ok, mi ha rimandato indietro, meno male. No, non ce la fa arrivare lassù. Io volevo la monetina argentata. E vabbè, niente, moneta. Ok, ci sono delle palle che mi vogliono distruggere, ma io sono troppo OP. E non le pre... Le ultime parole famose. Ayano? Dai! Coraggio! Coraggio, prendi quella cosa! Ayano? Che zuccata che hai battuto. Magari puoi uscire da qui, esatto. No, la bomba no! La bomba no! Mi sa che era me se restavo dov'ero, guarda. Ma sì, saliamo su questi affari. Ah, ma continua. E vabbè, ho capito, ma se mi seguono le bombe, io cosa devo fare in questo mondo? Vabbè, immagino sia normale. Nel mondo di Super Mario. Dove sono? Dove sono? Ok. Ok, diciamo che muovere la telecamera non è proprio intuitivo perché bisogna usare le freccette, però va bene, più o meno. Ok, direi che per oggi può anche bastare così. Grazie a Yan Mario, sei stata proprio un tesoro a farci vedere come si corre con la toniforme, con quelle minuscole gambette, non da idraulico ma da studentessa. E quindi, signori e signore, queste erano alcune delle versioni dimenticate di Yandere Simulator, in cui abbiamo visto diverse Midori impazzite, un corridoio con nient'altro da fare e un Ayano che si credeva un idraulico italiano. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se ci sono altre versioni strane di Yandere Simulator di cui vi ricordate o che magari vorrete ricordare insieme a me in qualche video. Scrivete tutto nei commenti che tanto leggo sempre. E visto che ci siamo, come vendetta per aver perso nel gioco di prima, Midori, tiè! Ciao ciao!